Un giorno, Don Chisciotte disse a Sancho Panza: Sancho, devi sapere che la libertà è il dono più prezioso che i cieli abbiano regalato agli uomini. Non possono paragonarsi a lei tutti i tesori che racchiude la terra o che ricopre il mare. Per la libertà, come del resto per l'onore, si può e si deve mettere in gioco la propria vita. E invece, caro Sancho, non c'è male peggiore che possa venire agli uomini che la schiavitù. E un giorno un uomo disse: parlaci della libertà. E lui rispose: sarete liberi quando il vostro stesso desiderio di ricercare la libertà sarà una pratica per voi e finirete di chiamarla un fine e un compimento. In verità, sarete liberi quando i vostri giorni non saranno privi di pena e le vostre notti di angoscia e di esigenze. Quando di tutte queste cose sarà circonfusa la vostra vita, allora vi eleverete al di sopra di esse, nudi e senza vincoli. Poiché, come può un tiranno governare su uomini liberi e fieri se non per un difetto o una tirannia della sua stessa e della loro libertà e del loro orgoglio? Poiché, quando la libertà getta le catene, diventa essa stessa la catena di una libertà più grande. La società libera esige dall'uomo un senso di responsabilità nelle proprie azioni che va oltre i doveri richiesti dalla legge. Credere nella libertà significa che non ci consideriamo i supremi giudici dei valori di un altro, che non ci sentiamo autorizzati a impedirgli di perseguire scopi che noi disapproviamo finché egli non infranga la sfera degli altri ugualmente protetta. Una società che non riconosca a ciascun individuo valori propri e il diritto di perseguirli non può nutrire rispetto per la dignità dell'individuo e non può veramente sapere cos'è la libertà. Ma è altrettanto vero che in una società libera un individuo sarà stimato a seconda del modo in cui usa la propria libertà. Senza la libertà, la stima morale non ha alcun significato. Dalla società libera, Frederick Van Hayek. Arrivati alla conclusione, e come già avvenne lo scorso anno, libertà non è star sopra un albero, ma è partecipazione. La bellissima canzone che tutti ricordiamo e amiamo di Giorgio Gaber, che viene reinterpretata questa sera. Ebbene sì, libertà interpretata da tutti gli artisti che hanno preso parte a questa manifestazione questa sera, che hanno contribuito con il loro talento, con la loro professionalità. Quindi io inviterei qui sul nostro palco Vincenzo Bocciarelli, Niki Nicolai, Simona Bencini, tutti quanti accompagnati da Pacifico con La libertà di Giorgio Gaber. Vorrei essere libero, libero come un uomo,
Vorrei essere libero, come un uomo appena nato, che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro il bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, e che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. So proud.